Benvenuti al nono I Marti di Turismo Virtuale. Questa puntata sarà dedicata al Mare Italia. Io sono Paolo Bertagni, direttore guida viaggi e come al solito vi introduco brevemente al dibattito che seguirà. Con quali caratteristiche si presenta la domanda del prodotto balneare nostrano alla luce del particolare momento che stiamo vivendo, con l'apertura dei confini regionali e nazionali? Com'è cambiata l'offerta e cosa ci si attende dalla stagione in corso? Parteciperanno al dibattito Belinda Coccia, direttore vendite Futura Vacanze, Massimo Diana, direttore commerciale Ota Viaggi, Fabrizio Di Trapani, direttore commerciale Aeroviaggi, Ivana Jelinic, presidente Fiavet Nazionale, Giorgio Lotti, direttore commerciale Via Con Noi, gruppo Robintour, Isabella Candelori, direttore commerciale Nicolaus Tour. Modera Laura Dominici, caporedattore Guida Viaggi. Come al solito, se avete domande potete inviarcele. Vi risponderemo nei prossimi giorni sulle pagine web e sui canali social Guida Viaggi. Passo la parola a Laura. Buon ascolto. Grazie, grazie a tutti per partecipare a questa nuova edizione di Martedì Turismo. Mare Italia se ne è parlato, diciamo, già quando c'era il lockdown all'inizio, durante e nella fase post-Covid, perché stando alle previsioni da sempre è considerato il favorito dell'estate, insieme a montagna, borghi e aree interne. Un condizionale però d'obbligo perché da alcune fonti trapelano già dei commenti di un'estate che risulta ancora fragile. E pochi giorni fa proprio la presidente Fiavet Nazionale alla mia collega Nicoletta Somma rilasciava un'intervista in cui diceva che la domanda è ancora piuttosto debole, ci si notano degli aumenti di prezzo. A tutto questo si aggiunge anche il caos bonus vacanze. Oggi diciamo che è un giorno abbastanza importante perché ieri l'Agenzia delle Entrate ha emanato il 17 giugno, proprio ieri, il provvedimento attuativo del bonus vacanze che disciplina le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta. Potrebbe teoricamente essere un bene, ma non è così perché abbiamo visto, potrebbe favorire magari la vendita diretta, quindi le strutture alberghiere, ma non il comparto del turismo organizzato, non il tour operator. C'è, poi lo affronteremo insieme a voi, il nodo del 74 ter e c'è anche il fatto che la confusione del bonus vacanze, che poi in realtà è soprattutto un credito d'imposta, la confusione che genera nel cliente e che è da motivo di un ulteriore rallentamento delle prenotazioni. Di tutto questo, ecco, parleremo un po' con tutti voi, partendo proprio da una domanda sul trend delle prenotazioni, sul trend delle vendite, come si presenta la domanda e sicuramente un commento sul bonus vacanze, come lo state vivendo, che cosa consigliate alle agenzie di viaggi e a loro volta cosa possono dire al cliente finale. Partiamo con Isabella Candelori, direttore commerciale Nicolaus Tour. Sappiamo che sta per iniziare anche la stagione dell'estate italiana. Per voi a fine giugno 26-27 aprirete i primi villaggi e quindi se Isabella vuoi introdurci un po' un panorama, lo scenario delle vostre vendite. Grazie, grazie mille. E intanto già essere qui e parlare di villaggi e di prenotazioni mi sembra un grandissimo passo in avanti, visto che per mesi, con tanti dei colleghi presenti anche qui oggi con me, si è parlato di vediamo, forse, speriamo, ce la stiamo mettendo tutta. Quindi già che possiamo dire tutti quanti con certezza, date di apertura per quanto riguarda il gruppo Nicolaus, quindi Nicolaus Club e Valtour, noi ci ripresentiamo con il Mare Italia con 20 villaggi in apertura su 23. Quindi siamo veramente molto 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 contenti. È stato un lavoro titanico perché si è trattato di ricontrattare praticamente, fatta eccezione dei tre villaggi di proprietà dell'azienda, di rimettere in piedi completamente tutta la trattativa commerciale con i vari nostri partner.
con uno scenario completamente cambiato, quindi con costi per gli albergatori aumentati in maniera importante, con costi di organizzazione aumentati in maniera importante. Io faccio solo un esempio banale, perché così arrivo, credo di arrivare immediatamente al nocciolo. Quando prima arrivava un charter, magari il Bergamo Brindisi, con 160 posti e si poteva gestire con forse tre pullman, quattro pullman, ora ne servono praticamente più del doppio. Quindi questo solo per così chiudere il cerchio su quello che possono essere, dalla cosa più banale che è il trasferimento, a tutto quello che è la vita del villaggio. Però ci siamo molto soddisfatti del lavoro fatto. Noi siamo rientrati in azienda il 18 di maggio. Progressivamente ad oggi lo staff è rientrato oltre il 70%, alcuni sono in smart working come io oggi per un discorso anche di spazi. Il trend di vendita è iniziato molto 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 timidamente. I primi giorni noi siamo rientrati anche abbastanza presto, quindi 22, 23, 24, insomma le cose non erano proprio brillantissime. Notiamo negli ultimi 10 giorni dei segnali interessanti. Chiaramente sappiamo di dover affrontare un'estate complessa, non ci aspettiamo nulla di facile assolutamente, però i segnali che abbiamo visto negli ultimi 10 giorni sono interessanti, tanto che il Booking è praticamente rientrato lo staff completo, così come tutti gli uffici, diciamo, operativi, trasporti, retro booking e quant'altro, commerciale e quant'altro. I nostri villaggi sono in riapertura i primi il 26, quindi con il weekend, questo per quanto riguarda Puglia e parte della Sicilia. Il Garden Club Toscana, il nostro Nicolas Club, è aperto dal 13 di giugno. Lì è stata proprio la mossa, anche grazie agli albergatori, più coraggiosa di tutti, perché aprire il 13 di giugno, insomma, ci vuole, penso, veramente un bel coraggio, e ad oggi coraggio assolutamente premiato. Quindi io voglio trasferire un po' di fiducia, veramente, perché ad oggi noi abbiamo delle settimane già in stop vendite e non sono le settimane di agosto, ma sono la prossima settimana, il Garden Club e stop vendite. Perché ovviamente con il discorso dei contingentamenti è un albergo che ha 430 camere contingentato a 300, quindi perdiamo 130 camere di capacità, però averne già vendute 300 è comunque, credo, un segnale importante. È chiaro che per la sua tipicità, no? Toscana, iperraggiungibile, discorso trasporti, ha tutta una serie di caratteristiche che ne agevolano la vendita. Però comunque abbiamo venduto 300 camere, non 10 o 20 o 30. Quindi segnali ce ne sono. La nostra proposta è di non aver alzato i prezzi. Noi siamo oggi ancora in promozione fino a domenica con l'early booking da catalogo, che abbiamo semplicemente cambiato il nome, si chiama La Nostra Estate, ma sono i prezzi dell'early booking. I tariffari sono rimasti quelli, quindi non c'è stata nessuna modifica a livello di pricing. È chiaro che dovremmo fare attenzione durante la stagione a alzare i vari livelli tariffari, perché chiaramente non sarà un'estate dove si faranno grandi margini, ma sicuramente si dovranno contenere i costi, quello senz'altro. Quindi la dinamicità del prezzo ve la posso garantire senza dubbio. Già, insomma, noi siamo abbastanza dinamici, questo da sempre, non in epoca Covid. La nostra proposta è quindi aver mantenuto i prezzi da catalogo. Stiamo cercando di sostenere le agenzie andando a svincolare i pacchetti il più possibile. Quindi è possibile acquistare dalle 4 notti in su come si vuole. 8, 9, 10, 12, 13, cioè quest'anno è proprio, abbiamo veramente messo pochissimi vincoli.
Siamo usciti con formule weekend già da un paio di settimane, questo diciamo, sia sulla Calabria che sulla Puglia, che sulla Sicilia. Quindi stiamo cercando anche di offrire quel pacchetto weekend, magari per quella clientela che per n motivi, non è detto soltanto di magari portafoglio, non può fare una settimana o i 15 giorni. Quindi stiamo cercando veramente di svincolare il più possibile la nostra proposta, anche se poi sappiamo tutti che quando si parla di club, per vivere la vita del villaggio sarebbe opportuno e bene, no, sfruttare le date precise, però diciamo saltati gli schemi, oggi cerchiamo di essere più, cioè la parola d'ordine è flessibilità dove si può. Per non occupare troppo spazio ai colleghi, perché mi conoscono tutti, sono una gran chiacchierona, lato bonus vacanze, ammetto con spargo il capo di cenere che questa mattina non ho partecipato al briefing con i colleghi che hanno studiato il documento dell'Agenzia delle Entrate, ce l'ho in mail, ma non ho ancora avuto modo di leggerlo né di parlare con i colleghi. Quindi ammetto al momento di non avere le ultime informazioni. Da parte dell'azienda c'era l'assoluta volontà di essere accanto alle agenzie nell'andare a scontare il bonus vacanza. E questo in attesa del dispositivo di legge per capire appunto come poter attuare il bonus, poter approfittare del bonus vacanza anche, no, come tour operator. Quindi avevamo anche comunicato alle agenzie che se fosse stato possibile le avremmo applicati anche retroattivamente. Quindi anche da questo punto di vista, da parte degli imprenditori, massima disponibilità. Ripeto, confesso di non avere gli ultimi aggiornamenti, quindi C'è non tempo, c'è vorrei. tempo. Tanto ormai abbiamo capito che le prenotazioni arriveranno col rallentì, quindi avrete tempo poi di impostare anche la strategia commerciale corretta. Belinda, invece, per quanto riguarda future vacanze, anche la gestione delle strutture, se viene fatta su base weekend o 4-5 giorni, diventa difficile. Qual è il trend della vostra domanda? Anche voi avete richiesta per weekend oppure rimanete standard sull'offerta della settimana e che cosa state notando? Ma noi in effetti abbiamo anche inserito la possibilità di poter prenotare in alcuni casi anche soltanto le 2 o 3 notti su qualche struttura, però è in evidenza il fatto che non ci arrivano richieste di questo tipo. Ci arrivano altre richieste, nel senso che mi sono accorta che rispetto agli anni precedenti, ad esempio, io parto subito così, senza fare una grande presentazione, perché in effetti poi in questi mesi ci siamo sempre sentiti tanto e alla fine ripetiamo quasi sempre le stesse cose. In questo momento vi dico che la richiesta che sta arrivando chiaramente è una richiesta totalmente fuori dall'ordinario per quello che è il periodo storico, il contesto di questa stagione, quindi non posso dire che si tratta di un giugno come un giugno ordinario come tutti gli altri dopo 30 anni di questo lavoro. Stiamo ricevendo richieste settimanali, le stiamo ricevendo principalmente su alcune regioni, questo è il dato importante, nel senso che noi oggi abbiamo una fortissima richiesta per quella che è la Puglia e la Calabria, seguiti poi anche dalle isole, ma in forma molto minore rispetto alle prime due: Campania, Calabria, Puglia, Campania, Toscana, cioè tutte destinazioni, tutte regioni che possono essere semplicemente raggiunte con la macchina, anche dal nord. Quindi è per quello che noi, avendo un grosso mercato anche rispetto a chi si può iniziare a muovere senza problematiche dal nord, abbiamo soggiorni settimanali, perché poi chi è intenzionato a fare anche 4, 500, 600 km, ma anche lo stesso romano o chi parte dal Lazio, dalle Marche, dall'Umbria, difficilmente si sposta per andare a Rossano Calabro per stare solo 3 notti. Quindi diciamo che il trend è quello comunque della richiesta settimanale, non meno, anzi in alcuni casi anche delle 14 notti, devo dire. Quindi questo è quello che arriva in futura. Poi naturalmente ogni operatore magari ha la sua peculiarità da questo punto di vista. Io invece volevo dire che oggi mi sono letta attentamente quello che c'è scritto nel decreto attuativo del bonus vacanza, e invece questa cosa un po' mi preoccupa, perché in effetti ho visto quella che è
tutta la spiegazione, insomma, tutto quello che è l'iter un po' da seguire per quanto riguarda questa attuazione di questo sconto, che per il contribuente è anche abbastanza fluido, abbastanza semplice, diciamo. Si tratta di fare alcuni passaggi, l'app, aprire lo SPID, e devi avere un'identità per poter accedere a questo tipo di agevolazione. Però in effetti poi si arriva a un nodo, nel senso che nel decreto attuativo si continua a non chiarire qual è la posizione dell'intermediario, cioè qual è la posizione del tour operator e dell'agenzia di viaggi. Io non so se qualcun altro di voi l'ha letto con attenzione, ma in nessuno di quei passaggi c'è chiaramente espresso qual è il passaggio che deve fare il tour operator rispetto all'accettazione di questi buoni, anche di fronte all'accettazione da parte del fornitore. Perché crea tutta una serie di tutto un ginepraio per quanto riguarda poi la fatturazione al cliente, la scontistica. Quindi la stavo leggendo prima, dico forse dovremmo chiarire alcuni aspetti, magari vedremo, ci rivolgeremo alla Tastoi, insomma, vedremo di confrontarci con qualcuno di Certo. loro se ha ben inteso. Dimmi, mi dicevi Guarda, qualcosa? sì, no, ti stavo dicendo, Belinda, che Massimo Diana scuoteva la testa prima, so che anche per Dimmi lui è un tema molto Massimo. caldo, bonus, il bonus Io vacanze, sono quindi rimasta vedrai sconvolta. che arriveranno anche un po' di Non so se indicazioni. Massimo vuole intervenire, se ha degli ulteriori così, Sì, sfaccettature, ma quando continuava a scuotere la testa, guarda, è molto preoccupato. sono andata a Dimmi. leggere alcuni passi dove la società, i creditori, cioè, ci sono tutta una serie Belinda, di io ho punti. studiato bene. L'hai visto? Ci vuole un Qua principe del vediamo i foro per voti, Massimo. interpretarlo. Cosa ci racconti? A me purtroppo sono sempre stato un po' scettico, i miei Scettico. colleghi in questi mesi ci siamo confrontati e sentivo già puzza di bruciato. Già da domenica mattina, perché la cosa strana è già che la notizia esce sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Alle 9:20 di una domenica mattina mi ha alquanto lasciato basito, cioè una comunicazione di tal genere farla uscire la domenica mattina, come se tutti noi stessimo lavorando di domenica mattina. Io l'ho studiata, ma vi assicuro, stavo leggendo ora la comunicazione che mi ha appena aggiunto anche da Stoi, perché c'è tanta vacatio legis in questo decreto. Io poi sono un po' come Santommaso. E con il mio cellulare mi sono iscritto come se fossi un utente, quindi uno dei tanti italiani che stanno aspettando notizie. Mi sono iscritto all'Agenzia delle Entrate, sono stato poi mandato a scaricare l'app. Quest'app non c'è assolutamente nulla, allora vado in assistenza. E in assistenza ti rispondono immediatamente, come se fosse già un documento pronto, e ti arrivano: cari signori, sì, il bonus vacanza sarà attivato tra qualche settimana. Al momento è tutto sospeso. Cioè, avete annunciato su tutti gli organi di stampa che il bonus vacanza è pronto, e chi si registra trova quel bel messaggio a partire dal 1° di luglio. Ma al momento è ancora tutto in sospeso. Quindi anche l'utente finale in questo momento è tediato, perché ti dicono ovunque che è pronto, sono usciti i bonus vacanza, e realmente non c'è assolutamente nulla. L'ho fatto io col cellulare in questo momento. L'altro aspetto, invece, ahimè, più negativo, almeno se c'è qualcuno che mi può correggere, ma è che c'è la totale assenza dell'aspetto finanziario, o meglio, vado a precisare. In primis, tutti quelli che fatturano in 74 TER, ahimè, sono tagliati fuori. Si vende solo da listino commissionabile. Il secondo aspetto è che solo sull'aspetto si può aderire a questo bonus solo per la parte alberghiera, che deve essere assolutamente staccato da qualsiasi altro tipo di servizio. Signori, la legge dice che io sono TO proprio perché metto insieme due servizi, perché altrimenti non sarei un TO, farei un altro mestiere. Invece, essendo un organizzatore tecnico, perché metto e assemblo più servizi, avvengo automaticamente
escluso da questo tipo. Ma la cosa più importante è che a livello proprio di fiscale c'è la totale assenza di qualsiasi normativa, perché si parla solo di un cliente finale che si rivolge all'erogatore dei servizi, quindi all'albergatore, al B&B che sia, il quale deve mettere immediatamente al pagamento due fatture, una per l'importo relativo al saldo da parte del cliente e uno della parte del famoso bonus dei 400 euro IVA inclusa, che poi andrà a recuperare in credito di imposta. Quindi stiamo ancora parlando, non c'è una lira, si dice dalle mie parti. Io credo che purtroppo sono molto pane e vino al vino, però in questo momento le nostre aziende hanno una liquidità pari a zero e parlare ancora di credito di imposta mi impressiona. Ma soprattutto non viene parlato, non c'è assolutamente nulla di quello che è il mondo turistico italiano, cioè del tour operator e dell'agenzia di viaggio. Scusate, gli intermediari come possono in questo momento far sì che l'utente finale non si rivolga all'albergatore finale? In questo senso c'è zero. E noi siamo sommersi da telefonate, e questo è un po' il mio rammarico, dove per fortuna il telefono è iniziato a squillare, per fortuna stiamo riprendendo con tanta voglia, con tanta professionalità, con tanto voglia di recuperare, e ci abbiamo poco tempo e perdiamo tempo a dover dire al cliente: guardate, io da viaggi, e credo un po' anche gli altri miei colleghi, in questo momento hanno deciso non si possono prendere. Io dico di no, perché non c'è, e bisogna studiarsi un po' queste e a me invece c'è solo tanta propaganda su nulla, nulla. Prima di passare a Fabrizio di Trapani, Massimo Diana, riesce a darci due battute anche sull'andamento, su cosa noti nelle vendite? Ma io ringrazio Dio, se 10 giorni fa io, Belinda, Isabella e tutti i nostri colleghi avessimo preventivato un flusso di prenotazioni di questo modo, saremmo rimasti tutti esterrefatti e contenti. Quindi posso dire che veramente siamo ripartiti. Il Sud Italia, vuoi non vuoi, per l'assenza di trasporto collegato, la fa da padrone. Quindi Puglia, perché è stata la prima regione che è partita con la maggior parte degli alberghi aperti, ma anche Sicilia, specialmente anche gli alberghi dell'Aeroviaggi rappresentati qui da Fabrizio di Trapani. E quello che è un po' balbetta è sicuramente la Sardegna, ahimè, anche perché lì paghiamo lo scotto del presidente della regione Sardegna, che ha iniziato a inventarsi l'enciclopedia delle sciocchezze, per non dire altro, per tutelare, dice, il popolo sardo, senza capire che ha fatto proprio l'inverso, perché la Sardegna, signori, vive di turismo e i conti, ahimè, si pagheranno a fine settembre, quando capiremo che le così fantomatiche presenze dette dal presidente della regione non saranno almeno, forse tutto va bene, un terzo di quello che è. Ha inculcato una paura ridicola, assurda, perché tutte le compagnie navali si sono organizzate benissimo per accogliere gli ospiti, tutte le compagnie aeree, Alitalia è diventata la compagnia di bandiera ed è la responsabile per quanto riguarda la continuità territoriale del trasporto, e siamo tutti ben organizzati, e il presidente della regione si inventa il passaporto, signori, questo rimarrà negli annali, il passaporto sanitario, boh, l'abbiamo fatto. Quindi facciamo una battuta, purtroppo. Io confido che insieme ai miei colleghi invece spingiamo sull'acceleratore di Sardegna e Sicilia, sono le nostre bellissime isole, e recupereremo un po' del terreno perduto. Poi Sicilia e Sardegna erano proprio i due punti cruciali. Abbiamo visto dal comunicato Astoi di fine maggio che c'era un po' il rischio di non avere prenotazioni proprio per le direttive delle regioni. E noi proprio oggi abbiamo ricevuto da traghettilines.it, da Prenotazioni 24, il loro centro di prenotazione, un po' un trend delle prenotazioni per i traghetti, e ci dicono che comunque la Sicilia ha un successo maggiore rispetto alla Sardegna in tutto questo. Parlando delle isole, poi mi spiegavano che sono un po' penalizzate le isole minori, probabilmente così come la costiera, anche perché sono maggiormente interessate queste zone da un turismo internazionale, quindi è anche facile e comprensibile che queste piccole isole
abbiano un po' più di problemi, Sicilia quindi meglio di Sardegna, e poi parlavano come traghetti di uno slittamento giustamente luglio e settembre nelle prenotazioni, quindi giugno niente, zero poco, e quindi tutto più spostato su luglio e settembre con tantissimo sottodata. In tema Questo di dovuto anche bonus. purtroppo, scusa se ti interrompo, anche all'incognita bonus, perché molti degli Sì. italiani sono lì in attesa di questi fantomatici bonus, allora cioè, aspettiamo. Ecco, hanno creato un'altra problematica, come se non ce ne bastassero quelle che noi abbiamo già. Creare l'attesa vuol dire rimanere in bagnomaria e quindi rallentare ancora il nostro lavoro. Io non voglio essere un politico, però così. Per chi ha tanta voglia come noi di lavorare, ogni giorno se ne inventa l'altro per complicarci. Aeroviaggi potrebbe avere la soluzione in tasca sul bonus, perché non è solo tour operator, ma è anche albergatore, quindi potrebbe essere più Sicuramente. facile per voi. Buonasera a tutti. Grazie anzitutto a Laura e a Paolo per averci invitato a questo webinar. Sì, mi riallaccio diciamo, per quanto riguarda il bonus vacanze sia a Belinda che a Massimo, diciamo, e sono in pieno accordo con loro. Certamente il bonus vacanze con il decreto attuativo di stamattina aiuta più l'albergatore rispetto al tour operator e all'agenzia di viaggio. Il tour operator viene messo totalmente da parte per quanto ho letto io, quindi non lo aiuta completamente. Magari sull'agenzia viene agevolata, però ancora le linee guida non sono ben chiare. Perché non si capisce bene il cliente diretto. Noi abbiamo fatto un esempio oggi stesso, un cliente diretto che va in un'agenzia, come si deve porre direttamente all'agenzia stessa per fare capire come prendere il bonus. Non è chiaro, sì, praticamente è l'agenzia che deve fare direttamente la fattura, è l'albergatore che deve fare direttamente la fattura al cliente diretto. E questo secondo me è uno scoglio, diciamo, molto grosso da sorpassare. Non parlando dell'operatore, diciamo, del tour operator. È un, diciamo, un problema ancora in più grave. Quindi sicuramente bisogna avere delle direttive diverse e capire anche la fatturazione stessa, perché ad oggi non è molto chiara. Per quanto riguarda, diciamo, le nostre aperture, diciamo, dei nostri alberghi, noi siamo stati i primi operatori, penso in Europa, ad aprire le nostre strutture. Siamo già stati pronti dal 29 maggio. Abbiamo aperto la struttura Paulina Resort come penso già conoscete in tanti sulla zona di Cefalù e il Club Torre del Barone sulla zona di Sciacca. Devo dire che non è stato semplice, abbiamo fatto squadra, ci siamo diciamo, un attimino rimboccati le maniche appunto per adeguare anche le strutture stesse con queste nuove procedure Covid che sono state molto difficili ma servivano sicuramente per dare una sicurezza anche al cliente stesso, al cliente finale. Per rendere più sicura la vacanza e noi abbiamo dato il massimo appunto abbiamo fatto anche dei video per far comprendere al cliente finale la sua vacanza come avveniva. Abbiamo aperto il Polli nel 29 maggio con 150 camere su 350 di totale, come il Torre del Barone su 231 camere abbiamo aperto anche su 150 camere. Il cliente, vi dico che abbiamo avuto un risultato ottimale. Certamente all'arrivo c'è stato un attimino di stranezza da parte del cliente, ma poi appena ha visto un attimino sia la procedura all'arrivo della temperatura, facevamo compilare un modulo per quanto riguarda l'autorizzazione, la certificazione da parte del cliente, facevamo il check-in diciamo un attimino distanziato con i parafiati, con singola persona nucleo familiare, anche tutto l'albergo, anche la ristorazione, abbiamo fatto il doppio turno per quanto riguarda colazione, pranzo e cena. Abbiamo istituito una nuova app, una nuovissima app che il cliente stesso all'arrivo poteva direttamente prenotare sia il turno della ristorazione, sia i campi da tennis o di paddle, quelli che siano. Quindi abbiamo dato un'opportunità e abbiamo creduto tutti insieme di poter aprire quanto prima le nostre strutture per dare un segnale, diciamo, sia ai nostri dipendenti ma anche al mercato stesso. E vi devo dire che il risultato è stato veramente ottimale, abbiamo avuto complimenti da parte di tutti i clienti, abbiamo continuato su questa strada per quanto riguarda sicuramente i weekend con i regionali, perché altro diciamo non c'è al momento, e per tutti i weekend di giugno e anche adesso luglio
abbiamo veramente tantissime prenotazioni. Vi dico che dall'inizio, da fine maggio fino ad oggi, noi abbiamo fatto 14.200 prenotazioni. Nell'ultima settimana abbiamo avuto 1.000 pax di prenotazioni con struttura Pauline in primis, Club Torre del Barone, poi abbiamo avuto Limera, Limera Bici Club, che è sempre una zona di Cefalù, Brucoli e anche la Sardegna e Marmorata. Quindi, dando un segnale positivo, siamo riusciti piano piano ad avere una clientela sempre maggiore, ma sempre parliamo di regionali e di weekend. Sicuramente le settimane per gli italiani saranno un po' posticipate, secondo me, dopo il 10-17 luglio, questo sicuramente, ma noi già siamo attivi e ci siamo già attivati per quanto riguarda l'estero. Come ben sapete, noi siamo protagonisti in Francia anche con i nostri voli charter. Dopo il lockdown, diciamo che è tutto bloccato, noi abbiamo 13 strutture. Su 13 strutture, il 60% delle strutture è venduto anche in voto pieno. Abbiamo contratti voto pieno che sono saltati. Diciamo, queste sono un attimino le storie che penso conoscete. E ci siamo un attimino rimboccati di nuovo le maniche per andare in Francia. Abbiamo confermato dal 3 luglio già 6 voli sulla Sicilia e 4 sulla Sardegna nel mercato francese. E mano a mano, diciamo, ogni venerdì noi abbiamo i voli il venerdì, dal 10 al 17 saremo in aumento. Quindi speriamo sinceramente in un cambiamento, diciamo, radicale in questo mese e mezzo. Da parte nostra, cosa? No, Dimmi qualcosa. ringraziavo. Sì, poi diamo spazio poi anche ad un secondo giro di domande, magari per capire che cosa si potrà fare anche per rilanciare la richiesta di mercato nei mesi di luglio e di agosto, che immagino si dovranno anche aumentare un po' i prezzi, perché adesso si è partiti con una tariffa lancio, no? Sì, E allora poi noi bisognerà riallinearsi. inizialmente, diciamo, abbiamo abbandonato il nostro tariffario, diciamo, ufficiale in primis, perché diciamo, abbiamo voluto presentarci al pubblico con un'offerta che era del weekend settimanale che sia con delle tariffe di favore. Tariffe di favore parliamo di 75 euro a notte in pensione completa al giorno, che sono veramente per un 4 stelle, un club o un villaggio turistico, sono veramente delle cifre molto basse. E considerando anche l'aumento di costo giornaliero, visto e considerata la situazione di procedure Covid, e quindi l'albergo ha un costo giornaliero aumentato minimo del 20-25%. Però abbiamo creduto che facendo queste offerte con queste tariffe inizialmente il riscontro Potete. ci sia stato. Infatti, questo. Adesso l'abbiamo fatto fino al 15 giugno, un primo folder, diciamo, dove avevamo delle tariffe da 75 euro giornaliere. Adesso abbiamo aumentato dopo il 15 e siamo andati a 115 euro giornaliere, sempre in pensione completa, con prenotazioni fino al 31 luglio, ma con prenotazioni sino al 3 luglio. Dove, nel momento in cui pensiamo e speriamo di poter cambiare la tariffa, sicuramente in aumento, ed andare a vendere più settimane nella metà di luglio, diciamo, e agosto sicuramente. Quindi ci aspettiamo, È la speranza di siamo tutti. Certo, molto, diciamo, fiduciosi in questo. certo. Beh, a Ivana, che è la nostra presidente di Fiavete Nazionale, non posso esimermi dal farle una domanda di tipo politico, perché oggi è una giornata importante, oltre che ad essere il giorno del suo compleanno, e quindi tanti auguri, Ivana. E anche il giorno coincide con il giorno degli Stati Generali, dove si sono svolti gli incontri proprio dedicati al turismo, e c'è anche un bel po' di disappunto su questo, perché dico: ma com'è possibile? Un settore come il nostro ci hanno dedicato soltanto un'ora e per giunta con un accesso in presenza fortemente contingentato. Quindi cosa mi dici di questa situazione? Poi un'altra premessa invece più operativa di mercato. Fabrizio prima non l'ha detto, ma a me in telefonata me lo spiegava, che in Sicilia c'è ancora un 80% circa di agenzie chiuse, ma questa situazione di agenzie che non riaprono, che aspettano che il mercato si riattivi meglio, è una situazione così a livello nazionale oppure riguarda solo qualche regione? E da qui poi la tua considerazione che non mi sembrava così positiva nei giorni scorsi, magari nel frattempo è cambiato qualcosa. Ma allora, intanto i dati che ho sentito prima sono incoraggianti perché sicuramente c'è un riavvio della macchina, quindi un cominciare con le prenotazioni, cominciare a richiedere, e questo è un elemento assolutamente positivo. Quindi tutti questi dati ci incoraggiano e ci fanno sperare che almeno si salvi un po' di questa stagione decisamente balorda. Questo tanto per quanto riguarda la ripartenza.
Per quanto riguarda il mondo delle agenzie, in realtà sì, sono molte che ancora non hanno deciso di riaprire, perché l'incertezza globale che si respira ha scoraggiato molti. La paura anche di riavviare la propria attività davanti a una situazione dove i clienti sono ancora abbastanza dubbiosi, dove ci sono molte perplessità, dove fino all'altro ieri anche rispetto alle indicazioni, alle informazioni, cioè la sensazione è che anche il nostro comparto è stato violentemente bombardato da parte di un'informazione della quale siamo stati anche noi stessi molto spesso colpevoli, che ha generato a volte più confusione che in realtà aiutare nel chiarire i dubbi. E questo ha fatto sì che molti probabilmente ancora non si sentissero totalmente sicuri. Poi immaginiamo anche tutti quelli che lavorano molto e hanno una richiesta focalizzata soprattutto anche tanto sull'estero. Ovviamente siamo ancora in una condizione dove la maggior parte delle compagnie aeree non si è attivata, quindi moltissime destinazioni da pochi giorni hanno comunicato la riapertura agli italiani. Cioè c'è veramente un work in progress di giorno in giorno, no? Quindi anche le notizie, le condizioni stanno cambiando. Per quanto riguarda invece la parte politica, allora, chi mi conosce sa che io di solito non ho un atteggiamento, insomma, eccessivamente critico in generale, e quindi cerco di essere, come dire, moderata rispetto alle posizioni. Però è evidente che il turismo in tutta questa situazione è stato veramente lasciato un po' al margine, cioè non c'è stata la percezione soprattutto di interventi, e lo dimostrano gli stati generali, lo dimostra il fatto che comunque al di là delle sigle coinvolte, al di là delle varie situazioni, cioè comunque il tempo dedicato è stato molto poco, ci sono state molte critiche. C'è un tema di fondo che probabilmente la politica di questo paese, al di là della demagogia, della propaganda, poi fa fatica a fare un ragionamento di insieme. Il settore che certamente sconta più di tutti tutto questo è proprio quello delle agenzie di viaggio e dei tour operator, quelli medio-piccoli. Non stiamo parlando dei colossi che viaggiano su sicuramente circostanze diverse. E questo è un problema. Questo è un problema, perché se le agenzie di viaggio non acquistano consapevolezza anche rispetto a loro stessa, al loro ruolo, alla loro funzionalità, molto spesso io mi rendo conto che poi veramente si vengono travolte, no? E perdono invece di vista quello che è l'obiettivo essenziale, cioè pensare a fare business, scegliere i partner con i quali farlo e quindi dedicarsi in maniera un po' più pragmatica e meno, diciamo, emotiva su quello che invece sono i propri asset fondamentali. Siamo un settore che deve ancora crescere, siamo un settore che deve, non numericamente, perché probabilmente usciremo dal Covid ridimensionati nei numeri, ma dobbiamo crescere a livello forse qualitativo, dobbiamo fare ancora uno scatto in avanti e quindi c'è ancora, secondo me, per soprattutto gli agenti di viaggio da imparare a fare impresa. La politica ovviamente gioca molto su classi economiche come la nostra, abbastanza frastagliate, abbastanza piccole, tutto sommato, che sì, all'interno di un calderone rappresentano il 13%, ma prese singolarmente non hanno numeri così significativi, e molto spesso anche la disomogeneità di policy, di visione politica, e qui fatemelo dire, tanto, come dire, mi perdonerete, però anche posizioni diverse sul mondo associativo, quando si rappresenta lo stesso tipo di imprese, diventa abbastanza ridicola. Cioè, io con orgoglio dico di essere un lobbista per le agenzie di viaggio, ma per le agenzie di viaggio e i tour operator, ma quelli entro una dimensione non interplanetaria, ovviamente, che è chiaro che rispondono a modelli, e quindi anche le norme, le misure, le visioni sono completamente diverse rispetto a quello della piccola e medio impresa, che è un po' l'ossatura italiana, anche se all'interno del mondo di chiave, perché non ci sono realtà di peso e significative. E
l'impianto che la politica ha dato anche in termini di aiuti sin qui purtroppo non smentisce quello che io vi racconto, perché poi fate il focus, accendete il riflettore, vedete bene, e in realtà, ecco, discutevamo prima del bonus vacanza, e qualcuno ha continuato a millantare dicendo le agenzie, quello era chiaro che non era una norma per il mondo dell'intermediazione. Oggi facciamo i conti con questa roba, tragicamente. È difficile giustificare, cioè è difficile dire ma possiamo interpretarla. Chi un po' mastica politica, chi un po' si intende di come funzionano poi i decreti, i percorsi e le situazioni, cioè nessuno è riuscito a convincermi del fatto che il bonus vacanza sarebbe diventata la soluzione per gli agenti di viaggio, con tutto l'affetto possibile. Bene sostenere il mondo alberghiero, perché chiaramente è un pezzo di noi, cioè io lo dico anche ai miei clienti qualche volta, la gente non dorme a casa mia, è chiaro che va nelle strutture, quindi bene il sostegno al mondo alberghiero, ma non c'è stato invece il sostegno, cioè perché qui abbiamo sostenuto le compagnie aeree, abbiamo sostenuto i vettori, abbiamo sostenuto gli albergatori, però effettivamente per le agenzie di viaggio, sì, qui c'è stato poco. Le norme, quelle previste per tutti a livello generale. Quindi su questo io, insomma, come dire, mi piacerebbe in futuro poter fare una riflessione un po' diversa e capire questo settore come pensa di fare uno scatto avanti e soprattutto come, insomma, intende anche affrontare questo passaggio un po' complesso che però ci tocca da vicino e che ci vedrà fortemente cambiati uscire da tutto questo. Sono stata troppo lunga, Laura. Va bene. Giorgio Lotti, che fa parte del gruppo Robin Tour, questa mattina ha fatto un webinar proprio parlando di trend di mercato, quindi con Coop c'è questa visione del trend delle vacanze, quindi se ci vuole raccontare che cosa vede dal suo osservatorio e magari anche lui un commento sul discorso bonus vacanze, più in generale un po' di via con noi, ma anche a livello di gruppo Robin Tour. Che cosa sta registrando? Sì, innanzitutto grazie per l'invito a questo interessante, è sempre interessante poi confrontarci, insomma, con tutti i colleghi. È chiaro che questo sondaggio che è stato fatto molto da vicino corrisponde a quello che i colleghi hanno espresso, i colleghi di Tour Operator. E in realtà abbiamo un dato che circa l'80% dimostrato la voglia di fare un periodo di vacanza, nel 2019 era l'89%, quindi il 10% ha perso la volontà di andare in vacanza, e la previsione che era stata fatta anti-Covid era circa dell'87%. Non vi annoio con tutti i dati che comunque poi sono disponibili su un sito che vi dico, secondo me, soprattutto per il tour operator è molto interessante andarli a vedere. Il dato che è un po' più preoccupante è quella che c'è una capacità di spesa del 20% in meno a quello che era previsto nel budget delle proprie vacanze. In una prima fase abbiamo avuto uno spostamento dell'orientamento verso sistemazioni in appartamenti residence, che poi col tempo invece non è stato poi corrisposto dalle vendite che si sono effettuate fino ad oggi. Questo perché probabilmente in una prima fase c'era molta paura, e poi devo fare i complimenti invece a tutti i nostri fornitori, i nostri tour operator, perché poi i protocolli di sicurezza che sono stati stilati molto bene, erano molto chiari e hanno rassicurato la clientela, e quindi questa paura di andare in un villaggio perché non avevano queste garanzie sulla sicurezza, mano a mano sono passate, e quindi si è ritornati a scegliere invece la formula villaggio, che poi è quella vincente. Oggi noi abbiamo una tendenza di un circa 15% delle prenotazioni fatte in residence e appartamenti, il resto è rientrato, diciamo, nella
nelle strutture tradizionali, noi collaboriamo con tutti, tutti i presenti in maniera consistente. Quindi devo dire che, per tornare a un discorso più generico, quello che ci fa molto male è che un'iniziativa che doveva aiutare il settore come il bonus vacanze in questo momento è un boomerang, sta bloccando le prenotazioni e ci fa come diceva Massimo, ci fa perdere tantissimo tempo. Devo dire che se probabilmente il fenomeno è anche accentuato dal fatto che, siccome non tutti sono ancora ricorsi all'agenzia di viaggio a prenotare, quelli che ci vanno sono quelli che pensano di poter avere questo bonus e quindi creano questa aspettativa che poi probabilmente in parte, speriamo di no, ma in parte verrà delusa, perché poi c'è una grande aspettativa rispetto a quelli che poi realisticamente saranno i vantaggi e quello che si potrà fare con questo bonus vacanze. Tra l'altro il fatto che non si possa usare con il 74 per con le tariffe nette e toglie una buona parte, insomma, degli accordi più importanti che i tour operator fanno con le reti distributive. Aggiungerei un dato importante, perché in questi ultimi giorni effettivamente la richiesta è cresciuta, e direi che vorrei, anzi, forse più una speranza, che questo periodo abbia dimostrato ancora una volta che è necessario per il cliente rivolgersi a un professionista, a un consulente, che è l'agente di viaggio, che può rassicurare, può dare le informazioni. Ci sono stati casi purtroppo tristi di clienti fai da te che durante il lockdown all'inizio sono rimasti bloccati nelle destinazioni, non avevano nessuna assistenza, non sapevano con chi parlare. Chi aveva prenotato tramite agente di viaggi, grazie alla collaborazione tra le reti distributive e i tour operator, ha avuto tutta l'assistenza, è rientrato nei tempi giusti. Quindi spero, certo, che questo possa essere... Questa è una tendenza che abbiamo visto sia dall'inizio della crisi, che chi si era appoggiato al professionista dei viaggi aveva sicuramente era assicurato, era protetto, e quindi è una carta che potrete giocare, che andrà a vantaggio delle agenzie di viaggi e del turismo organizzato. Sicuramente, certo, si è visto già dall'inizio, quindi è possibile. Infatti volevo chiudere dicendo che infatti la nostra campagna sulla rivista Consumatori di Coop, che raccoglie le promozioni, le offerte, è quello che vogliamo offrire oggi ai nostri soci e a tutti i clienti, proprio si chiama La tua vacanza in buone mani, cioè andate in agenzia di viaggi perché ci sono dei professionisti che affidate i vostri soldi, le vostre vacanze ai professionisti, che c'è un disturbo di tanto. Ogni tanto sento una voce di sottofondo. Affidate i vostri soldi e il vostro tempo della vacanza, che è un tempo sacrosanto, a dei professionisti che vi potranno assistere e dare tutte le spiegazioni possibili sui protocolli di sicurezza che sono stati messi in atto dai tour operator con grande professionalità e grande precisione. Certo. Poi le reti declineranno questo messaggio in vari modi, certamente. Io volevo passare ad un secondo rapidissimo giro di domande, abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, ma su un tema altrettanto fatidico, che è quello del pricing e delle strategie commerciali, perché mai come quest'estate, in una stagione che è più contratta, con un tasso di occupazione che sarà un po' per il distanziamento sociale, un po' per l'assenza di budget o le vacanze più corte degli italiani, sarà contenuto, è fondamentale un pricing, una strategia commerciale molto ben studiata e mirata al momento che stiamo vivendo. E quindi un rapido commento da parte di tutti voi sul discorso pricing, strategia commerciale e come vedete la chiusura della stagione dal punto di vista così economico. Immagino che abbiate già fatto degli scenari e che cosa pensate quindi di poter ottenere da questa estate un po' anomala, partendo da Isabella, Isabella Candelori. Grazie Laura. Allora cercherò di essere velocissima, visto i tempi.
In realtà in parte il discorso prezzi l'avevo anche affrontato prima, quindi diciamo la posizione di Nicolaus è quella di non aver toccato i prezzi al cliente, seppur, come diceva correttamente Fabrizio Di Trapani da Aeroviaggi, i costi alberghieri di acquisizione degli alberghi sono cambiati in maniera importante. Detto questo, discorso dei weekend piuttosto che di autorizzare le 4, le 5, le 7 notti è per, non potendo toccare i prezzi, cercare di essere comunque vicino all'agenzia con una proposta, se non di 14 giorni, di 10, ma di poter accontentare quel cliente. Quando dico che i prezzi non si toccano, ovviamente poi sappiamo tutti che i prezzi li fa il mercato, quindi esatto, diciamo che... Cioè... Si tratta di capire se si andrà verso un dumping o verso un aumento dei prezzi in base a Guarda, quello che il dumping quest'anno, cioè fare del dumping è farci del male, tutti, cioè dall'albergatore al tour operator, all'agenzia stessa che ha perso, tutti abbiamo perso 3 mesi di ossigeno. 3 mesi dove si prendono prenotazioni anche per settembre, ottobre, novembre, tutti i viaggi importanti, penso al nostro settore di raro, saltati tutti i viaggi di nozze, cioè ovviamente oggi ipotizzare di abbassare i prezzi è follia, oltre quello che abbiamo già fatto, no? Follia perché già così i conti economici delle aziende sono conti economici, come dire, che fanno tremare delle volte i polsi, dire benissimo, quest'anno metto in programma di non guadagnare, però cioè, devo fare attenzione. È chiaro come rilasciato in un'intervista sia da Giuseppe Pagliara che da Roberto Pagliara, sappiamo tutti che poi è il mercato a fare il prezzo. Quindi non ci auguriamo accada, ma una volta che il villaggio è aperto e il volo c'è o la nave c'è, è chiaro che poi quei posti bisognerà venderli. Quindi se poi sarà necessario, come dire, supportare la vendita con delle azioni ancora più forti rispetto a quello che è l'aver riaperto l'early booking chiuso il 29 di febbraio, ma addirittura in tanti casi come il Baia dei Pini, cioè le strutture quelle maggiormente vendute erano gli early booking, erano chiusi da un mese e mezzo, perché fortunatamente le vendite stavano andando molto bene. Quindi quello che noi faremo è tenteremo di mantenere i prezzi e di alzarli, ma a vantaggio di tutti. Perché? Perché dobbiamo garantire al cliente finale un prodotto sicuro, dobbiamo garantire all'agenzia la sua remunerazione, dobbiamo garantire all'azienda la sua continuità. Quindi da un punto di vista commerciale, io gli ultimi webinar che ho fatto con le varie reti, piuttosto che diciamo con tutta la distribuzione, tutti uniti appassionatamente, oggi Nicolaus è accanto alle agenzie con una politica commerciale che vuole trasferire garanzie di un operatore serio, sano, che ha pubblicato tutti i nuovi descrittivi consultabili dai clienti, che ha pubblicato tutti i protocolli di sicurezza, che ha un vademecum aziendale chiarissimo. È un'azienda che c'era ieri, c'è oggi, ci sarà domani, perché se io fossi un'agenzia, io nel mio passato ho anche fatto 2 anni lavorando in un network e ho lavorato accanto alle agenzie in maniera differente, no? Perché il lavoro è comunque diverso quando si lavora in un network. E quello che oggi vorrei sentirmi dire è: ti affido il mio cliente, che è sacro, e voglio essere tranquillo. E quindi questo è quello che stiamo trasferendo Chiaro. Noi alla distribuzione. Belinda Coccia, qual è il messaggio commerciale che lanciate alla rete distributiva? Noi da sempre, giugno, quindi sì, per carità, ma io l'ho detto già fin dall'inizio. Parliamo di luglio, quando mi chiedevano se avremmo fatto dei last minute a marzo-aprile, ho subito detto: scusate, quali last minute? Ricominceremo a lavorare in un momento in cui saremo direttamente in last minute e lavoreremo all'ultimo momento. Quello che abbiamo sempre detto in tutti i webinar, in tutte le situazioni in cui ci siamo potuti esprimere, è stato quello che non avremmo mai ribaltato sul cliente le eventuali differenze per gli investimenti di prezzo che avremmo affrontato, per la rimodulazione dei villaggi, e quello stiamo facendo. Il primo obiettivo, quello che sta mettendo in campo Futura in questi giorni, è quello di andare a recuperare il cliente che abbiamo annullato, che ha voluto annullare, che abbiamo dovuto annullare per causa di forza maggiore per giugno, introducendo ad esempio il plus valore sui voucher emessi per Covid-19. Quindi non so se qualcuno aveva
già avuto già modo di vedere, insomma, ma stiamo facendo, fa parte della nostra campagna Ripartiamo Insieme, che va avanti ormai da marzo, e di questa campagna fa parte anche questo aumento del valore del voucher di 200 euro a luglio e di 100 euro agosto e settembre per chi è già in possesso del voucher vacanza Covid-19. Inoltre, come diceva Isabella, non è nella nostra intenzione chiaramente scendere di prezzo, ma perché proprio le condizioni quest'anno non ci permettono di essere particolarmente aggressivi, cioè andrebbe contro di noi, ma anche contro l'interesse dello stesso agente di viaggio, cioè vedersi abbassare in maniera repentina e importante la quota pro capite per una vacanza significherebbe anche per loro rinunciare a una fetta di redditività che quest'anno secondo me invece è fondamentale per tutti noi. Quindi sì, abbiamo fatto, ci siamo messi in evidenza fino al 12 di luglio, fino alle partenze del 12 di luglio sui club, e lo faremo nei prossimi giorni anche sugli style e sui collection, con delle locandine, con delle evidenze di prezzo, con dei piccoli ribassi, ma assolutamente per le primissime partenze della programmazione estiva che stiamo mettendo in campo. Per il resto devo dire che rimarremo fermi probabilmente su questa politica del prezzo che c'è nel catalogo, delle promo che erano già nel catalogo, senza svendere, insomma, senza abbassare ulteriormente. Non avrebbe senso, insomma, ma anche tra di noi, qui ci sono 3 o 4 tour operator che ritengo tra i migliori in assoluto sulla piazza italiana, insomma, per quanto riguarda il Mar Italia, per cui non vedo quale dovrebbe essere l'interesse di ognuno di noi oggi andare a svendere un prodotto che stiamo invece garantendo, mettendo in campo delle misure di sicurezza, sanificazioni, personale preparato all'ennesima potenza. Quindi non la vedo una strada percorribile, quella dell'offerta. Ecco. Sei d'accordo, non ci sarà una grossa aggressività commerciale e da parte vostra, che poi il core business è proprio l'Italia, come state agendo? Allora, io devo dire che mai come in questi ultimi mesi... Stavo passando la parola a Massimo. Ah, a Massimo, scusami, per grazie, carità. Grazie a te. Guarda, allora, io forse sono un po' più, come posso dire, vado subito al dunque, realista. Signori, i prezzi non si possono abbassare, i costi si sono anche raddoppiati. Noi dobbiamo dare una linearità verso le agenzie, noi abbiamo azzerato tutti i contratti e lo abbiamo anche manifestato palesemente, abbiamo deciso di rifare una nuova programmazione, l'abbiamo messo sul nostro sito con tutte le polizze e quant'altro, con un prezzo abbiamo già dichiarato che da lì non ci muoveremo. Io lo dico anche per in virtù di dare un messaggio, noi l'abbiamo fatto perché, parliamoci onestamente, noi dobbiamo tenere solo il motore acceso, quest'anno voli pindarici non se ne possono fare, quest'anno pavoneggiarsi di che cosa non lo so, noi tutti dico, stiamo lavorando per tenere salde le nostre aziende, portarle, io dico, al TTG e sperare che dal TTG in poi possiamo ritornare al nostro lavoro e quindi rifare programmazione, rifare commerciale, rifare tutto. Oggi io quello che mi sento di dire alle agenti di viaggio, signori, noi abbiamo volutamente fatto un unico prezzo per tutti, perché oggi Otaviaggi vuole darvi uno scaffale di prodotto per poter affrontare i prossimi 3 mesi. Abbiamo dato la possibilità dello zero anticipo, abbiamo dato la possibilità dell'io prenoto, cioè quello di cancellare fino a 21 giorni prima. Abbiamo già detto che in qualora malauguratamente dovesse succedere qualcosa, nuove restrizioni Covid, noi non emetteremo voucher, ma andremo a restituire totalmente quanto versato. Quindi abbiamo cercato più di dare un messaggio di tranquillità, di serenità e soprattutto di dire duri, belli, compatti, perché oggi questo possiamo fare e lo abbiamo anche manifestato sia con questo webinar sia con altri appuntamenti dove quelli che ci chiamiamo competitor invece alla fine abbiamo espresso la nostra volontà mai come questa volta di essere compatti. E mi riallaccio pure a quello che diceva la presidentessa di Fiavet, e forse questo è il momento di scendere dai piedistalli, perché ormai di piedistalli non c'è più nulla, sono finiti, e di capire che il settore turismo, che politicamente ci hanno abbandonato, io non voglio fare politica ma non ce la faccio più, e dire che dobbiamo essere compatti, perché altrimenti, signori, al TTG ci saranno la metà delle aziende e la metà dei visitatori delle agenzie di viaggi. Diciamoci le cose come stanno, perché questo è oggi Otaviaggi fa questa politica, tiene dritto, il prezzo è quello. Mi dispiace se no qualcuno si sente
offeso che ah, ma io avevo un plus o un quant'altro, io dico ringrazio nostro signore che queste aziende si sono messi in serio gioco, mettendoti la possibilità di darti una possibilità che semmai oggi è irrisoria a tua vista. Io ti dico che quello che in questo momento è fattibile fare, però rimbocchiamoci le maniche, solo ora insieme forse al TTG, ripeto, tour operator e agenzie di viaggio potranno eventualmente ritornare a fare il loro lavoro, perché oggi di questo dobbiamo parlare, c'è un forte rischio e noi stiamo lavorando per tenere il mercato turistico in piedi. Fabrizio di Trapani, voi come Aeroviaggio avete sempre avuto un buon bilancio poi con il fatto di avere delle strutture di proprietà già diciamo così ammortizzati, i mutui li avete già ammortizzati, avete un patrimonio anche a livello patrimoniale di immobili alberghieri interessante e come si potrà chiudere questo anno per voi dal punto di vista economico e come si adeguerà? Abbiamo visto già, hai anticipato, ci sarà un adeguamento dei prezzi verso l'elevamento, verso il rialzo da luglio in poi. Sì, dal 3 luglio diciamo noi vogliamo tornare al listino ufficiale, quindi abbiamo fatto delle offerte iniziali, ma dal 3 luglio certamente andremo sulle tariffe ufficiali. Per quanto riguarda i mutui ci sono, cioè abbiamo 12 immobili di proprietà, certamente abbiamo dovuto in essere, perduto, cioè ad oggi i 90 milioni nostri di fatturato non saranno più 90 milioni, ma speriamo veramente in questa ricrescita adesso di prenotazioni per cercare di andarci a testare sui 40, magari 50 milioni per cercare di rimarginare un pochettino la stagione che da persa un attimino stiamo cercando di riprendere. Un'altra problematica per noi sono anche il discorso del volato in Italia. Il volato in Italia al momento, per questo lavoriamo con i regionali, un volo da Milano su Palermo non ci può costare 500 euro. Cioè se tu vai a fare una prenotazione ad oggi, vai su in macchina e cerchi un volo Milano-Palermo, si parte da 450, 480 euro, 500 euro. È impossibile anche a un italiano fare già pagare questa cifra, ma anche un siciliano andare a Milano. Dico, è improponibile, quindi questa deve essere anche un motivo chiave per dare l'opportunità ai clienti stessi, non solo regionali ma anche italiani, di poter usufruire della vacanza oltre al bonus, quindi anche i vettori ci devono aiutare in tal senso. Per quanto riguarda lo slogan nostro è vacanze sicure con la qualità Aeroviaggi. La qualità Aeroviaggi ha un costo e certamente non possiamo abbassare i prezzi, inizialmente sì per invogliare la gente a venire nei nostri villaggi, ma adesso siamo costretti un pochettino veramente per acchiappare un po' di fatturato, andare ad aumentare, a testare diciamo verso il 3 luglio con le tariffe normali. Certamente se vediamo una decrescita, dice il mercato fa il prezzo fino a un certo punto, dico dobbiamo vedere se la necessità fa virtù, quindi in tal senso aspettiamo un attimino la situazione, vediamo piano piano di settimana in settimana come si evolve il mercato e di conseguenza dico ci comporteremo. Grazie. Ivana, le agenzie si trovano quest'estate ad avere un'offerta sicuramente ridimensionata, ma parliamo anche d'Italia, tante strutture hanno deciso di non riaprire proprio perché non c'erano le condizioni, meno budget da parte dei clienti, la concorrenza abbiamo visto prima, l'hai detto tu stessa, degli albergatori, come si fa a fare un minimo di redditività? Che consiglio? Tu non entri nel merito sicuramente delle strategie commerciali dei fornitori o delle agenzie, però cosa ti senti di consigliare alle agenzie e qual è la tua visione in merito? In questo caso mi chiedi, Laura, di fare tipo Nostradamus o il mago Telma di noi altri. Io mi sentirei di dire banalmente ai nostri di resistere. Sono d'accordo con quello che diceva Massimo prima, cioè questo non è l'anno dove possiamo avere aspettative di chissà che genere, quest'anno bisogna sopravvivere, banalmente sopravvivere, perché il prodotto da vendere, ahimè, è limitato, i costi sono aumentati, veniamo da mesi di chiusura, quindi di indebitamento per le agenzie, quindi sicuramente anche di recuperare non sarà semplice. Non credo che ci sia una ricetta magica che funzioni per tutti, perché poi a seconda dei segmenti, a seconda delle situazioni, ci sono anche delle differenze profonde
cioè, pensate soltanto a chi fa turismo scolastico. La domanda è un milione di dollari, oltre che i nostri figli torneranno a settembre a scuola, ma si potranno fare le gite con tutto ciò che ne consegue, quindi cioè tutti quelli che hanno, sia le agenzie che tour operator, i reparti gruppi e quant'altro, diventa un'incognita seria. Idem per tutto quello che sarà poi la situazione anche sanitaria. Io tremo ogni volta e mi vengono le palpitazioni quando io sento qualche virologo che ipotizza altri lockdown, altri ritorni di epidemia, cioè c'ho ogni volta delle convulsioni, mi vengono se immagino che si possa di nuovo tornare su una condizione come quella che abbiamo vissuto. Quindi resistere. Quindi si naviga vista. Per i credenti, o invocare qualche altra divinità a seconda delle preferenze, limitando le spese, cercando di essere più accorti possibile, basta. Grazie. Giorgio Lotti, a te una domanda anche da network. Ho provato a farla anche ad un fornitore, mi ha risposto molto diplomaticamente, cioè un fornitore di servizi, intendo tour operator, ma questa carenza di cash non potrebbe imporre alle agenzie magari una scelta e quindi una uscita dai network? Già potrebbero iniziare a non pagare le file, royalties, eccetera, e poi magari a fare da sé, visto che c'è poco da fare, e poi a livello di redditività che cosa stai notando e cosa consigliate ai vostri affiliati? Allora, alla prima questione ti rispondo così, che in realtà facendo, parlo per noi perché non mi permetto assolutamente di parlare per altre reti, però devo dire che il costo l'appartenenza a una rete come la nostra è altamente compensato dalle opportunità che noi diamo di maggiore redditività sulle iniziative che gestiamo direttamente e centralmente. Quindi non abbiamo avuto un tipo di reazione di questo tipo. Sapete, noi facciamo operazioni importanti con i tour operator, quindi riusciamo sempre a dare qualcosina in più, per cui l'agenzia non sente un peso economico di appartenere a una rete, ma anzi ne ricava un beneficio. Abbiamo lavorato moltissimo durante questo periodo del lockdown per stare vicino alle agenzie, per informarle tempestivamente di tutto quello che c'era, certo con l'aiuto dei tour operator, quindi non credo che sia un tema, per fortuna, che riguarda la nostra distribuzione. E rispetto ai prezzi di mercato, io direi, l'invito è solamente a tutti di tutelare assolutamente le redditività delle gestioni, dei tour operator, tutto quanto, ma di fare dei prezzi che sono, diciamo, adeguati a una capacità di spesa che purtroppo si è un po' ridotta. Quindi senza fare offerte due per uno, che poi mettono più in difficoltà l'agenzia che il tour operator che riceve troppe informazioni, però prendiamo atto, ma penso che questo da imprenditori e da professionisti lo sappiamo tutti, che la capacità di spesa è leggermente ridotta, in alcuni casi anche in maniera consistente, quindi fare dei prezzi giusti e assolutamente, anche se nessuno l'ha fatto, ma è un invito, è una precauzione che voglio fare per il futuro, che si aiutino le agenzie, quindi se mai una riduzione di prezzo deve corrispondere a una riduzione delle commissioni riconosciute dalle agenzie, perché è troppo importante quest'anno mantenere anche l'economia delle agenzie di viaggi. È giusto che i tour operator facciano la propria redditività, gli albergatori, i gestori, ma siccome poi tutti noi viviamo sulla rete delle agenzie di viaggi, bisogna assolutamente fare in maniera che la redditività delle agenzie di viaggi rimanga tale, o addirittura, se si riesce, cerchiamo di aumentarla, perché loro sono veramente in grandi difficoltà. Grazie davvero a tutti. Io ringrazio Nicolaus Tour e Valtour, Futura Vacanze, Otta Viaggi, Aeroviaggi, Fiavet Nazionale, Via con Noi, Gruppo Robin Tour, di aver trascorso insieme quest'ora e 10 minuti. Abbiamo sforato di pochissimo. Buona estate e buone vendite a tutti. Grazie Laura. Grazie a tutti. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro.
Vi faremo poi sapere per le domande e vi manderemo magari le domande via mail. Va bene, Va arrivederci. bene, di nuovo. Massimo, sei sempre bellissimo.